Etienne Balibar, però l'ho sviluppata in nuove direzioni anche. Cosa intendo quando dico che Marx è un cantiere aperto? Ma intendo in parte quello che già diceva prima Costanzo Preve, cioè che in Marx non c'è una visione chiusa e sistematizzata, non c'è un ismo, non c'è il marxismo, ma piuttosto c'è appunto un cantiere aperto, un pensiero che si sviluppa con la storia, che si corregge di continuo. Marx è un campo aperto di teorie, scrivo nel libro, nel senso che appunto non c'è una visione compiuta e sistematica, ma piuttosto ci sono varie teorie che mutano in corrispondenza con la storia. Perché la cosa interessante del pensiero di Marx, fra le tante, è che c'è una continua interferenza fra il suo pensiero e le vicende storiche. Perché Marx è un pensatore della storia, è un filosofo della storia in questo, in senso radicale, e deve continuamente tenere conto delle vicende storiche che talvolta gli danno ragione e molto più spesso gli danno torto, costringendolo a riscrivere da capo le proprie teorie. Molto banalmente, nel 1848 Marx è convinto che la rivoluzione sia alle porte e possa dare esiti positivi, sappiamo poi che così non è, e Marx è costretto a prendersi quella che Balibar ha chiamato la rivincita sul capitalismo vincente, cioè deve riscrivere le proprie teorie modificandole in maniera radicale, di 180 gradi, e lo fa chiudendosi in biblioteca e scrivendo poi prima i Grundrisse e poi il Capitale, come sappiamo. Quindi appunto abbiamo un cantiere aperto delle opere incompiute e peraltro non pubblicate, perché la maggior parte delle opere di Marx non sono nemmeno pubblicate. Marx stesso diceva a proposito dell'ideologia tedesca, che è una delle sue opere secondo me chiave, più interessanti per accedere al suo pensiero, diceva di averla abbandonata alla critica roditrice dei topi, cioè l'aveva lasciata nelle cantine. In effetti i topi furono degli ottimi critici perché rosicchiarono i bordi di questi manoscritti che ancora oggi nell'edizione pubblicata sono in parte illeggibili in alcune loro parti. Quindi Marx non pubblicava le sue opere e in molti casi non le portava nemmeno a compimento. L'ideologia tedesca, ad esempio, è un'opera incompiuta, come molte altre di Marx. E del resto Marx non poteva fondare una visione sistematica del proprio pensiero, essenzialmente, dal mio punto di vista, per un motivo, per il fatto che l'oggetto stesso che Marx scelse per la propria critica era un oggetto che eccedeva rispetto a ogni sistematizzazione. Questo oggetto era, in generale, la critica della società borghese capitalistica vista come una totalità. Qui la categoria decisiva, secondo me, è quella di totalità, una categoria naturalmente hegeliana che Marx desume dall'idealismo tedesco e che, come ha mostrato bene anche Lukács, è la categoria chiave per accedere al pensiero di Marx. Quindi Marx elabora una critica olistica della società borghese capitalistica vista appunto come un tutto mosso da contraddizioni. Ora, un oggetto di questo tipo doveva necessariamente sfuggire a ogni sistematizzazione, doveva costringere Marx a riscrivere sempre di nuovo la propria teoria. Anche questa idea che ho appena espresso non è, diciamo, non me la sono inventata io, la si trova anche ad esempio in Agnes Heller, nella teoria dei bisogni di Marx, a pagina 96, Heller scriveva: fare di Marx il pensatore di un sistema coerente significa togliergli ciò che rappresenta la sorgente prima della sua grandezza. Cioè appunto Marx non è pensatore del sistema, non è pensatore del marxismo. Anch'io destrutturo questo binomio Marx-marxismo facendo vedere come Marx non è il fondatore del marxismo, ma su questo poi tornerò. Un altro motivo per cui secondo me Marx resta un pensatore del cantiere aperto, un pensatore che appunto bisogna reinterpretare sempre di nuovo da capo, sta nel fatto che Marx è letteralmente inclassificabile, potremmo dire. Marx non è classificabile. In che senso non è classificabile? Perché Marx che cosa è stato? Un filosofo, un economista, uno storico, un sociologo, tutte queste cose insieme. Marx è un pensatore che ha attraversato i campi più svariati del sapere, ha attraversato le discipline più disparate e ha fondato anche nuove discipline, come la critica dell'economia politica, ad esempio, che prima di Marx non esisteva. Marx, appunto, perché critica in maniera olistica la società borghese capitalistica, non può accontentarsi di un unico punto di vista, deve sottoporla a critica da una molteplicità prismatica di punti di vista, dal punto di vista economico, da quello filosofico, da quello sociologico, da quello religioso, anche così via. Quindi appunto Marx è un pensatore
pensatore inclassificabile, un pensatore non sistematico, e un pensatore che appunto bisogna sempre di nuovo da capo reinterpretare perché è inesauribile nella sua, diciamo, nella sua grandezza, nella sua ricchezza. E allora mi si potrebbe chiedere: qual è il Marx che emerge dal tuo libro? Che Marx tiri fuori, che Marx tiri fuori nel tuo libro, nella tua approssimazione a Marx? Ma in effetti io condivido pienamente la tesi di Costanzo Preve, secondo cui bisogna operare un riorientamento gestaltico di Marx, e la faccio poggiare anche sulla teoria invece di Vattimo e dell'ermeneutica della fusione di orizzonti, per cui nell'attuale momento storico è possibile vedere un Marx del tutto diverso da quelli che sono stati visti in passato. Ma mi limito qui a, diciamo, a sottolineare tre punti con cui opero questo riorientamento gestaltico su Marx, poi nel libro ce ne sono in realtà molti altri. Il primo punto di riorientamento gestaltico sta nel fatto che, nella mia prospettiva, Marx non fu il fondatore del marxismo. Per i motivi che dicevo, Marx non elabora un sistema compiuto, elabora una serie di teorie che si correggono e si contraddicono anche. Il marxismo invece nacque come sistematizzazione del pensiero di Marx operata da Engels e da Kautsky nel ventennio 1875-1895. Quindi Engels, che diceva nei suoi scritti di essere soltanto il secondo violino rispetto a Marx, in realtà fu colui che scrisse il libretto d'opera del marxismo. Marx stesso prese le distanze, come sappiamo, dal marxismo stesso che si stava sviluppando quando lui era ancora in vita. Io discuto nel libro la famosa frase di Marx: tutto quello che so è che io non sono marxista. E anche quando assistette alla nascita del movimento di massa, diciamo, che si richiamava in parte alle sue teorie, Marx scrisse la critica del programma di Gotha, 1875, nella quale, dopo aver criticato punto per punto il programma, chiuse il testo dicendo «Dixi et salvavi animam meam». Cioè, dopo aver preso le distanze, si mise l'anima in pace, appunto, si salvò l'anima prendendo le distanze da quel sistema compiuto che era il marxismo. Allora, nel libro io sviluppo a questo proposito una sorta di paragone, un paragone provocatorio, potremmo dire. Dico che Engels sta a Marx come San Paolo sta a Cristo, nel senso che Cristo e Marx non sono i fondatori rispettivamente del cristianesimo e del marxismo, che invece furono fondati rispettivamente da San Paolo e da Engels. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che appunto in questi autori non è possibile rinvenire le fondamenta delle teorie che poi sono state sviluppate dopo e dei movimenti che a loro si sono richiamati. Questo però implica anche che da un lato appunto non ci sia la sistematizzazione né in Marx né in Cristo, ma al tempo stesso pone anche il problema della responsabilità di Marx rispetto alle vicende del Novecento, ed è un nodo problematico secondo me decisivo per capire il Novecento nella sua portata, il secolo dei comunismi come anche è stato definito. È Marx responsabile di quello che è accaduto nel Novecento oppure no? Una domanda chiaramente difficilmente risolvibile, forse irrisolvibile. Io la provo a risolverla nel libro utilizzando le categorie di Karl Löwit, che prima tu richiamavi anche. Nel senso che, come sappiamo, Löwit ha distinto fra due tipi di responsabilità. La responsabilità diretta, quando c'è un autore prende posizione rispetto alle proprie teorie, mentre altri le stanno applicando. Ad esempio, faceva Löwit, era quello di Schmitt con il nazismo, o di Heidegger stesso con il nazismo. Una responsabilità di tipo indiretto invece si ha quando un autore dice delle cose e poi altri dopo, quando non c'è più l'autore in questione, le applicano. L'esempio che faceva Löwit era il rapporto Rousseau-Rivoluzione francese, Nietzsche-nazismo e Marx-bolscevismo-rivoluzione russa. Ora, io penso che questa categorizzazione di Löwit nel caso di Marx non funzioni e non possa funzionare per il fatto che nelle opere di Marx non si trova nulla, e sottolineo nulla, di ciò che verrà fatto in suo nome nel Novecento. Non soltanto nei testi di Marx non si trova l'idea di uno Stato totalitario, perché in Marx c'è la teoria semmai dell'estinzione dello Stato, che è una concessione sia a Bakunin sia al giovane Fichte. Ma poi in Marx non c'è nemmeno l'idea dello sterminio di classe e cose di questo tipo. Anzi, probabilmente, se Marx oggi fosse vivo, sarebbe critico sicuramente tanto del capitalismo come del comunismo storico novecentesco, o almeno di certe sue forme storicamente date. Quindi il primo punto che